Eh, ciao amici di radiofonica.com, oggi giovedì 20 marzo 2014 siamo al Rework, da qui si può notare anche il marchio e il brand sulla mia mano. Ci troviamo al Rework e siamo insieme e siamo in compagnia degli Appalusa. Eh, grande gruppo, un grande gruppo, voglio precisarlo. Eh, sono usciti con il loro ultimo album che si intitola eh, Trends 44 Trans 44, che è stato eh, pubblicato se non sbaglio il 15 gennaio di quest'anno dalla Black Candy Records, un'etichetta Fiorentina, se non erro, eh, album strumentale, album psichedelico, album con una fortissima componente elettronica, album l'hanno definito molti, album ipnotico, ho ascoltato le tracce, eh, le ho trovate eh, di notevole raffinatezza musicale. Eh, qui accanto a me abbiamo, allora, facciamo un po' di presentazioni, è molto importante, eh, sperando di non sbagliare nomi, abbiamo Nello Zani, Batteria abbiamo Diego Ponte eh, chitarra, eh, sintetizzatore. synth, giusto. Eh, se non sbaglio, anche basso. Poi abbiamo uh, um, uh, Dian, Damian eh, La Chang, giusto? Damiami la Chang, giusto. Esatto, eh, esperto di campionamento. Di, di, di synth. Poi con me eh, abbiamo eh, Nicolò, sì. il cognome non me lo ricordo. Mazzantini. Niccolò, e poi abbiamo il mio omonimo. Fabio, allora, eh, Nicolò si occupa del basso. Sì. Eh, allora, parliamo di eh, questo vostro ultimo album, TRANCE 44. Eh, è nato nell'estate del 2013? Sì. Eh, fondamentalmente, eh, in particolar modo tu, Nicolò, sì. il mitico Nello Zani, sì. vi siete riuniti, avete passato tutta l'estate del 2013 a lavorare a questo, a questo album, a questo, non so se definirlo un concept album. Eh, Quinta traccia è proprio Trans44 che dà il nome poi all'intero album. Come è, eh, questo... Com è nato questo progetto musicale? Eh, qual è stata diciamo, la vostra fonte di ispirazione? Che cosa pensavate? Qual era il vostro progetto? Cioè, cosa volevate fondamentalmente realizzare con questo tipo di, eh, di produzione musicale con questo tipo di album? Ma, eh, sinceramente, vabbè, ci siamo trovati d'estate io e Marco. Abbiamo portato un po' di canzoni che avevo fatto io, un po che aveva fatto lui e le abbiamo suonate e abbiamo registrato queste preproduzioni e poi successivamente eh, le abbiamo riportate dalla, erano in fase principalmente elettronica comunque con strumenti campionati e cose varie e niente, le abbiamo sviluppate e ci abbiamo messo sopra diciamo, tutta l'elettronica che avevamo, con, avevamo lavorato anche precedentemente comunque alla realizzazione per avere materiale da poter buttare dentro al disco e in un paio di mesi alla fine registrato tutto da noi, in analogico analogica, mixato lì da noi, sempre al nostro studio siamo riusciti a tirar fuori questo disco che non è che è stato pensato, penso, come un concept album o qualcosa del genere proprio... sono canzoni che ci sono venute che poi alla fine abbiamo strutturato in quella scaletta e, e sembrano alla come se fosse un pezzo unico, che comunque ti sfuma, chiudi una porta, ne apri un'altra vai e, e sfumano in ambienti musicali anche un po' diversi, però ci siamo divertiti e alla fine... Del lavoro siamo stati liberi al 100% di poter fare tutto quello che ci pareva e siamo contenti che comunque insomma, stia andando abbastanza bene, più o meno la struttura del lavoro è stata questa. In effetti sì, eh, l'album parte, cioè il quinto pezzo se non sbaglio è proprio Trans44 e fondamentalmente diciamo che l'album si sviluppa diciamo, come una serie di variazioni sonore sul tema a partire dal primo pezzo fino ad arrivare all'undicesimo pezzo, sono 11 tracce, eh, eh, strumentale, psichedelica, elettronica, non ci sono voci, però... Eh, in realtà le voci si sentono perché la sessione ritmica è piuttosto penetrante e in alcuni casi felicemente ossessiva, cioè riesce davvero in qualche modo a entrare nella mente del pubblico. Quindi in realtà voi comunicate attraverso la strumentazione, attraverso la musica, comunicate di fatto come se avesse diciamo, una vera e propria voce eh, del gruppo. Io vorrei però partire da un, diciamo dal passato: come nascono. Gli Appalusa, prima discutevamo un pochettino sull'origine del nome, eh, so che voi avete cominciato nel 1998, diciamo, il nucleo fondamentale si è formato nel 2000, però eh, diciamo, il momento in cui siete musicalmente esplosi è stato durante il festival Arezzo Wave, che vi ha dato una grande opportunità musicale, tra l'altro sono stati proprio i fondatori del festival Arezzo Wave a produrre il vostro primo disco, Appalusa, che cosa è cambiato? da allora? Se non sbaglio l'album risale al 2003. Eh, no, io 2003 sono molto preparato. Ho studiato, grazie. Eh, studiato, eh, studiato, eh, ho studiato eh. io ho studiato, grazie. Risale al 2003. Eh, che cosa sono passati circa 11 anni? Che cosa diciamo? Eh, quanto siete cambiati dal 2003, dal punto di vista musicale, al 2014. Non so a questo punto a chi passare la domanda. Non so, la passo a Mitico nello Zani, sì, sì. ok. Ma cambiato dal 2003. Sicuramente sono cambiati gli strumenti che usiamo perché nel 2003 suonavamo solo batteria e, e due bassi e basta. Sicché sarà molto più semplice. Piano piano negli anni ci siamo diciamo, non, proprio, non è che ci siamo annoiati, però abbiamo cercato sempre di rinnovarci proprio per divertirci di più noi stessi in prima, in prima cosa, in, prima, in primis. E, nel 2003 non c'era quasi niente di elettronico. Te l'ho detto, c'erano proprio due bassi e batteria molto grezzi. E poi è cambiata la formazione. Sicuramente perché siamo rimasti solo io e Niccolò. E abbiamo cambiato tre bassisti nel giro di dieci anni alla fine. Dovete ammazzare tutti quanti? No, sono scappati, non sono scappati tutti. Ora abbiamo Diego che. è il... Che che, no ma scappa. Diago non scappa secondo me non no no lui, secondo me rimane e niente ora chiaramente sono passati dieci anni cioè, spero un po' più di esperienza cioè, dopo dieci anni che siamo a giro e niente abbiamo il nostro studio che anche questo ha un cambiamento fondamentale dal 2003 penso quindi ci registriamo dischi in completa autonomia che è una bella, una bella situazione via diciamo Io... E vorrei tornare proprio a questo mh, ultimo tuo attacco, questa, proprio questa parte finale, dal 2011 se non sbaglio, voi avete un vostro studio, sì. l'orfanotrofio. In pratica promuovete diciamo, i gruppi musicali essenzialmente toscani, eh, io ho, così ho letto, ma non soltanto. Comunque promuovete molto i gruppi, avete quindi una vostra etichetta, diciamo, una vostra casa discografica indipendente, una vostra casa di produzione indipendente, di registrazione indipendente. Quindi promuovete le realtà musicali di vario genere, di vario tipo. E qual è l'esperienza che avete ricavato Trofeo? Voi che avete cominciato eh, da soli. E questo fra l'altro vorrei ricordarlo, Trans44 è un album completamente vostro in tutti i sensi sì. autoprodotto, avete fatto le registrazioni, avete provveduto al messaggio eccetera, eccetera. Sì. avete anche poi realizzato anche uno spettacolo visivo in anteprima se non sbaglio a dicembre in Toscana quindi con eh, un notevole anche diciamo dispendio anche a livello di realizzazione di effetti visivi io ho visto alcune tracce diciamo del vostro una piccola anteprima diciamo, del vostro spettacolo in Toscana e gli effetti visivi erano abbastanza imponenti e rendevano molto bene quello che era anche l'andamento musicale del concerto eh, la domanda che a questo punto voglio porvi è da eh, uomini dell'orfanotrofio in questo caso eh, eh, da orfani dell'orfanotrofio da capi padroni signori dell'orfanotrofio come adesso la vostra posizione c'è di chi a questo punto aiuta Altri a produrre musica quando inizialmente anche voi in qualche modo siete stati promossi attraverso, per esempio, parlo del festival di Arezzo Wave. Passo la parola uh, la passo a Nicolò Nicolò che... sì. altrimenti mi taglia la barba. No. Quel poco di barba che c'ho Qual era la domanda? Scusa, eh. eh, ero. Romero... Come mi sentite adesso che siete direttori di un orfano Ah, sì, 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 ho capito. cioè a produrre musica degli altri quando inizialmente eravate voi in sì, sì, che era sì. qualcuno che la producesse? Eh, eh. Ci troviamo bene, ma più che altro il discorso è che eh, anche prima abbiamo avuto esperienze in altri studi e non è che ci siamo trovati fondamentalmente male. Però la cosa che limitava il tutto era il tempo tante volte. Per quanto riguarda noi, poter avere uno studio di registrazione a nostra disposizione con macchine buone quelle che comunque con cui ci interessava interagire è veramente è una cosa che non ha prezzo perché Puoi sviluppare qualsiasi idea che hai, in qualsiasi... Eh, ti viene voglia di fare un pezzo anche diverso, non è il discorso di dover dire va bene lo registro, però devo portare un tot di materiale perché se no non ho tempo per poter fare un arrangiamento giusto. In questa maniera abbiamo cambiato anche la, il modo di fare le canzoni che prima erano tutte provate in sala prove e quindi era un processo che occupava molto più tempo perché comunque ti trovavi e, e, e do, ognuno do, dovevamo... E comporre un puzzle in quattro persone e la cosa diventava sette volte anche più lunga proprio come, un, come un processo creativo in questa maniera qui è stato tutto più semplice perché comunque le idee erano quelle e abbiamo avuto la possibilità di poterle sviluppare con tantissimi altri strumenti per quanto riguarda il poter lavorare con altre persone abbiamo lavorato anche con un gruppo di barcellona con gente comunque anche italiana e la cosa bella è che le persone che comunque sono venute da noi L'area che hanno trovato è che è una situazione abbastanza easy, cioè nel senso siamo tutti lì, eh, anche noi in primis siamo persone che suonano, quindi sappiamo cosa vuol dire andare a nostre registrazioni e si sono creati comunque dei bei rapporti con i lavori che abbiamo fatto anche perché eh, eh, le persone che hanno richiesto tra virgolette, non il nostro aiuto, però il nostro appoggio diciamo, per realizzare il disco facevano genere musicali o comunque eh, cose che principalmente per il 90% ci piacevano e quindi c'era la possibilità di poter mettere in campo la nostra esperienza che comunque di giorno in giorno cresce ancora di più perché non finisci mai di imparare. E poi condividere comunque emisferi musicali diversi e, 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 e dare il tuo punto di vista sposando anche le idee di altri e questa è una cosa che comunque ti apre anche una visuale musicale si amplia il tutto, capito? E quindi quando vai anche a fare un tuo disco arrivi molto più preparato perché sai già come muoverti e cosa fare. E poi ha la possibilità di svilupparlo, di tirare fuori dalla testa proprio l'idea che hai, che tante volte magari se ti appoggi a terzi è come guardare dentro un prisma, cioè si riflette magari la tua idea però prende un'altra un'altra direzione. Sì, in questa maniera... In sì, no, me lo dicevi già... No, il discorso capito, cerchi proprio di, di vedere come, come vedi la canzone perché l'hai fatta te e poi li puoi dare una forma e un vestito che più è vicino a quello che hai nella testa alla fine. E a questo giro qui, con l'ultimo disco, è stato possibile fare una cosa del genere. Eh, tu prima parlavi di condivisione esperienze musicali più ampie Una, uno dei punti forti dei, del vostro gruppo degli appalusa è l'esperienza live voi già dal 2006 avete fatto molte esperienze live in italia avete collaborato eh, insieme ad altre realtà musicali ci i i verdena il linea 77 mi viene in mente ad esempio eh, un altro gruppo se non sbaglio erano i Civil, Civics, se non sbaglio eh, eh, avete, mi ricordo che eh, all'Arezzo Wave eh, eh, eravate insieme anche ai Cypress Hill. Se non sbaglio, eh? Eh, non, non ho studiato abbastanza bene. Eh, e so che, e so che eh, avete fatto una, una forte esperienza live in Italia, ma soprattutto dal 2012 in poi, soprattutto molto all'estero: Spagna, Lussemburgo, Belgio, Germania. Eh, il contatto con diciamo, l'Europa. L'aver varcato le Alpi, in sostanza, vi ha anche eh, musicalmente cambiato, vi ha arricchito. Quali, quali differenze avete notato fra l'ambiente musicale italiano, fra la realtà musicale italiana e quella straniera? Eh, passo la parola a questo punto a Diego, visto che finora non ha parlato, mi stava guardando storto. Sai, sono nuovo, non è che ti posso aiutare molto, proprio quello che ho fatto io, tour europeo ora, italiano adesso. Cioè, il pubblico europeo, è, ce lo diciamo sempre, spesso è molto ricettivo e si fa parecchio coinvolgere rispetto magari a quello italiano che comunque eh, non che sia un pubblico morto, per dire. No? Però insomma è, siamo stati bene in Europa, ci siamo divertiti e abbiamo sempre trovato buone situazioni. Ma devo dire anche qui ultimamente, cioè, almeno per quello che ho visto io, stiamo bene ovunque. E ci adattiamo a qualsiasi situazione. No, 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 no. <ride> Parlo nello in, in Europa in Italia suoniamo dal 2003, sì che sono 11 anni. In Europa ci suoniamo da 3-4 anni e in 3-4 anni abbiamo visto che l'Europa è più veloce. Molto più veloce come com incremento della situazione. Posso aggiungere Ecco, lo dico sì, passo la parola a Daiami. Lui parla, Nello parlava di Europa più veloce, che, che, che intendeva dire? Spiegacelo tu, cioè spiegaci il pensiero di Nello. Allora, Il pensiero di Nello è quella giusta: che abbiamo visto una, una crescita in Europa a confronto a quanti anni di esperienza per i ragazzi, eh? perché anche io sono con i ragazzi da 2012, cioè, abbiamo visto una crescita molto più veloce in Europa a confronto all'Italia, però dobbiamo anche dire una cosa che noi abbiamo la fortuna di non cantare in italiano e di fare musica strumentale, elettronica, che comunque puoi capire tutte le masse. E questo in Europa ci ha aiutato molto, che comunque essendo un gruppo strumentale, suonando diretto, le persone possono capire quello che vogliamo trasmettere, penso significativo, ah, cioè, in senso, cioè, cioè in, senso, è in senso in Europa abbiamo visto una crescita, a parte cioè come ho detto io lo, ci sono con i ragazzi dal 2012 e poi e l'ho visto in Italia, comunque i ragazzi hanno già il loro seguito, cioè abbiamo già il nostro seguito di, di fans che comunque la Palusa è, è da, come hai visto, dal 2000 che comunque i ragazzi sono in giro, sono conosciuti come gruppo. È stato un, un, un cioè abbiamo visto una crescita molto grande in Europa e noi subito abbiamo pensato subito per questo fatto qui che comunque suonando musica elettronica molto diretta le persone capiscono e noi capiamo loro e il feedback abbiamo pensato bene per questo. Non lo so, ho detto niente, però alla fine ho detto tutto. Non so. <ride> a questo punto la domanda è ovviamente sul futuro. Eh, so che adesso realizzerete un tour che si svolgerà in buona parte, in una piccola parte in Italia. Se non sbaglio forse l'ultima tappa è a Torino, se non sbaglio, il 5 aprile. E poi eh, vaccherete di nuovo le Alpi come Annibale, però al contrario. E eh, andrete di nuovo penso in Germania, in Spagna, ci sono tappe anche in Francia, in Lussemburgo, in Belgio. Eh, quindi ripeterete le solite tappe le solite, tappe no, le solite nazioni le solite tappe no ah, le solite nazioni quindi Francia, Lussemburgo quindi, comunque ritornerete in qualche modo sempre sulle nazioni diciamo del delitto a questo punto domanda se, se doveste eh, se qualcuno vi chiedesse, ma una, che cos'è il vostro ultimo album, TRANS 44? Cioè una, 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 una spiegazione, diciamo semplice, due tre brevi parole e poi, ultima domanda e eh, concludiamo l'intervista, anche perché eh, fra poco il nostro tecnico Rossella ci ammazzerà, eh, quali sono i vostri progetti musicali futuri? E passo la parola a Fabio. Eh, C'erano due, due domande. La, la, allora, come la, definireste la, 44 ah, in poche parole, e i vostri progetti musicali futuri? Ma, eh, il disco io che l'ho seguito, diciamo, esterno-interno, lo definirei un disco ipnotico. <ride> ipnotico, due, e, due. e due, i progetti futuri. Quello di fare ancora più concerti ancora più gente e, e dischi migliori ancora più autoprodotti no, e, e condividere ancora di più la nostra, la nostra musica è un ottimo augurio io sono convinto che così sarà a questo punto abbiamo concluso la nostra intervista con gli appalusa eh, ricordo sempre Fabio mio omonimo Niccolò Nello Diego Daiami Qui Fabio, allora a questo punto salutiamo gli amici di radiofonica.com, la Buona Musica e gli Appalusa salutano radiofonica.com, il media universitario di Perugia. Alla prossima e sempre viva la Buona Musica!